Ciao ragazzi, vi faccio vedere la casa che ho costruito, questa casetta per modo di dire a quattro piani, tre piani più il terrazzo grande sopra, questa è la veduta da fuori, questa è la mia parte preferita, questa struttura in mezzo all'albero diciamo, l'idea migliore che ho avuto secondo me. Iniziamo da sotto. La parte meno bella da vedere è che io uso solo esclusivamente come magazzino. Vi faccio vedere. Qua metto tutti i vestiti stellati. Qua metto le armi stellate. Praticamente le armi prese dai nemici leggendari. Che sono veramente tante, ma non ne ho mai venduto una. Ogni tanto cambio a seconda di come mi va di giocare. Qua ho messo. Metto le provviste d'avanzo, diciamo. Qua metto bombe simili, armi e vestiti non stellati. Qua oggetti un po' particolari. Qua metto gli olonastrico già usato e che ho già sentito. Ed ecco, questo è il magazzino, veramente semplice, niente di che. Qua ci sono altre entrate. Adesso andremo sopra, si può passare sia da qui, sia da qui. Le altre dopo ve le faccio vedere, portano sempre al primo piano ma in un'altra stanza. Andiamo sopra, come dicevo. Qua ci ho messo Non so da qualche quanto altra non vedo torretta. più Il Dio. generatore, praticamente questo mi dà questo generatore. No, anzi, non questo. Questo qua sotto, che non so se si vede, comunque è qua sotto, mi dà le luci per tutta casa, in poche parole. Ovviamente con un bel discorso di fili messi come Dio comanda. Questa è la stanza dove dormo. Anche questa è molto semplice, ho fatto questo piccolo angolo notte. I letti purtroppo nel gioco sono veramente brutti. Questo, che secondo me è il più bello, è orribile, anche questo. Ok, e questa è una stanza, anche questa molto semplice, anche che ho fatto questo qua solo più per divisorio che per altro. Non è che ci stia poi alla fine così bene. Da qua si va al piano superiore. Che questo enorme salone. Ho messo questa stanza del leone che da qua giù, da qua secondo me fa una bella figura. Non la potete trovare subito, ma servirà una rivista di staccionate decorative per sbloccare le statue, come serve per sbloccare queste piante, un'altra rivista e un'altra servirà, un'altra è per degli steccati particolari. E così via, ne ho trovate 4 comunque di stacciando, quindi non so se ci sarà altro da mettere, non lo so, io finora ne ho trovate 4. Dicevo, torniamo alla casa. Questo è questo bellissimo angolo, secondo me, quei pergolati con le piante, secondo me sta benissimo, dove si vede Sanctuary da tutti i lati, in poche parole. Là sono delle cliniche, fuori ho solo cliniche, poi vi faccio vedere gli altri negozi. Il mio lì è 4 da un altro lato. Ok, questo è quest'angolo, come dicevo, molto bello. Qui ho messo sala lettura e Non sala appena abbassi la fumatori. guardia Infatti pensando di ci ho messo essere anche sotto i sequestro, posaceneri. succede sempre così. Qua è dove metto tutte le riviste che trovo. Non sono tutte quelle del gioco, io ne ho trovate circa una cinquantina, divise per settori, per tipo di rivista. Ecco, queste sono le staccionate decorative che vi dicevo. Queste 4, 1, 2, 3, 4. Nell'angolo qua ho messo Mamma Murphy, Questo posto la sta vecchietta con le sue cominciando a visioni, che sembrare un luogo dove vivere. Grazie a te. onestamente però si sono sempre rivelate veritiere finora. Poi il salone, qua ci ho messo due distributori con questo quadro in mezzo. I quadri non ci sono, secondo me bellissimi. E anche un po' si usa anche un po' come da riempimento, ecco. Qua ci sono altre balconate, pergolati, chiamateli come Vivere del volete. detective non è E facile. questo No, non è mai facile. corridoio porta qua, dove ho messo le cucce dei due cani. Uno è lì, cane della discarica, questo lo potete comprare in giro e verrà usato come difesa, vedete, guarda. Ecco, produce 5 di difesa. Una è per lui, un'altra è per Dogmeat che al momento non è qui. Qua ci ho messo 4 armature atomiche,
che secondo me stanno molto bene di notte da qua giù, si vede, secondo me fanno una bella figura, soprattutto di notte infatti, hanno un bel impatto quando entri, diciamo. Ok, questo insomma era questo enorme salone, qua ovviamente non è coperto perché c'è l'albero, ma non avrei coperto comunque perché mi piaceva proprio sta cosa qua, tra casa e natura, diciamo. Ecco, questo era il salone. Lei trasmettiamo delle bellissime commedie. È un personaggio particolare che ascoltarne qualcuna. Potete portare qua tramite, adesso non è, è un po' lungo da spiegare, comunque è sbloccabile, diciamo. L'agricoltura è il lavoro più onesto che ci sia. Sì? Questo è New Long. Ok, questa era il terrazzone. Adesso vi porto nell'altra stanza al primo piano, che è questa. Stanza relax, stanza giochi. Qua c'è angolo bar, per modo di dire, poi anche perché le bottiglie ho provato a metterle, ma dopo un po' spariscono. Qua l'angolo TV. Due piante rinsecchite. Jukebox, biliardo, con le varie biglie che trovate in giro. E per metterle si fa così praticamente. Adesso prendete una palla che avete, che avete magari trovato da qualsiasi parte, andate su materiali, vediamo dov'è palla, palla 2, la buttate per terra, fate l'ascia, praticamente la buttate lì, entrate nella modalità editing, la raccogliete e la posizionate dove volete. Molto semplice. Ok, dicevamo, questo è il biliardo. Lì ci ho messo un quadro. Questa luce stroboscopica. Ecco, così. Non mi è piaciuto metterci troppe luci, a parte che non, ragazzi, lo spazio sembra tanto, ma alla fine vi faccio vedere, io sono proprio al limite. La barra dimensione, praticamente quello è il massimo, perché credo che con altri due o tre oggetti diventa poi gialla e praticamente non vi fa mettere più niente. Quindi lo spazio sembra infinito, ma se volete fare una struttura molto grande, considerando che poi ci sono difese e orti e così via, lo spazio non è infinito. Ok, questa era l'altra stanza primo piano, divisa da quella da cui dormo. E poi andiamo al terrazzone che è sopra. Che si passa qui. Qui ho messo altri negozi. Ho messo armi, armatura, vestiti e ristorante. Quindi i quattro diversi dalle cliniche. Le cliniche, come dicevo, le ho messe tutte lì fuori, sono lì, e altre sono qua. Ragazzi, le cliniche sono cliniche, ristoranti, quindi bar ristoranti, e vestiti sono fondamentali per portare la felicità 100. Armi e armature io le tengo per diversificazione, ma non servono per aumentare la felicità del vostro insediamento. Continuando, qua ho messo questo cassonetto per mettere cose che non uso al momento, ma magari posso riprendere così su due piedi. Questo cartello era l'unico cartello grande che mi ci stava lì, perché qua purtroppo lo spazio ero al limite dell'insediamento, diciamo, non mi faceva mettere altri steccati. Qua metto tutte le armature che trovo in giro, che dovrebbero essere 9, più le 4 che sono sotto, sono 13 finora, ma ce ne saranno altre perché il gioco mi manca ancora diverso... insomma, da esplorare ancora tanto. Questa la potete sbloccare nella missione finale di Minutemen e produce, se non sbaglio, 6 di difesa, esatto. Adesso non c'è nessuno che se ne occupa perché il colono mi serviva per altre funzioni, quindi produce difesa. Io l'ho messa più che per la difesa, che ho già 110, più a livello di decorativo, ecco, diciamo così. Qua le piante mi è piaciuto dividere così, tra senza fare uno steccato unico. Le luci ho messo queste, che sembrano le più orribili, piccoline, ma nonostante sono piccoline, sono le luci che secondo me illuminano meglio, molto più delle altre da parete o i lampadari, belli da vedere, ma che di luce ne fanno ben poca in confronto di queste. Perché vedete, nonostante non siano appiccicate, la luce si vede abbastanza, insomma, ecco. Qua ho messo il canestro da basket con queste altre due statue, mi piaceva questo connubio, e per ora, e sopra ci siamo. La casa praticamente, ragazzi, è questa.
Ah, ecco, visto che ho visto i fili. Io ho fatto un mix tra... Vi faccio vedere da qua. Come dicevo, ho usato un solo generatore per illuminare tutta la casa. Ho fatto un mix di questi da terra, diciamo, a questi da soffitto. Questo da terra, ovviamente, la luce arriva... I cavi arrivano da sotto, dal generatore passano da sotto, poi attraverso i fili dall'altra stanza l'ho passati qua, da qua l'ho passati lì, e questi qua praticamente non richiedono i cavi attaccati, queste luci, ma l'importante è che ci siano dei cavi vicini. Lo stesso vale per le luci che vi ho fatto vedere sopra, quelle piccoline. Non vanno attaccate, vedete, qua non c'è nessun cavo vicino, il più vicino è questo, ma ce n'è uno sotto, a questa, alla stessa, diciamo, sullo stesso piano, e fa illuminare anche queste sopra, perché mentre qua sotto il pavimento, in poche parole. E niente, quindi qua ci siamo. La casa, ragazzi, è praticamente questa. Ah, come dicevo, le difese molto importanti. Io le ho a 110, ma praticamente mi hanno attaccato pochissime volte i predoni, e quelle volte che mi hanno attaccato non ho avuto mai problemi nel difendere l'insediamento. Ne ho messe 4 qua, che sono sia funzionanti e non ci stanno neanche male esteticamente. Poi l'ho cercato di mettere un po' dappertutto, una lì, qui, e ne ho messe molte altre sulle case. Qua, girata verso i predoni, vi attaccheranno molte volte da qui, dove ho messo queste due torrette io. Passeranno molte volte da qua, quindi se mettete delle torrette qui ne potete mettere anche altre, io ne ho messo solo due. Basteranno le torrette e i vostri coloni per difendere. Questa era una casa che avevo messo, la casa di prova, diciamo. Questa cosa orribile qua, quindi neanche la guardiamo. E le altre l'ho messe qua giù, le altre due torrette, casomai i perdoni arrivassero da qui. Ah, ecco, questa è una cosa importante per l'insediamento. L'acqua. Sanctuary è perfetto per l'acqua, perché ovviamente ha questo fiumiciattolo vicino, quindi potete direttamente costruire questi depuratori, metterci un generatore vicino. Io ne ho messi due perché mi piaceva così. Ecco, e questo servono per l'acqua di tutti i 20 abitanti, che 20 è il massimo di abitanti che si possono avere. Ecco, questa è la casa di fianco. Di notte fa un bel effetto. Lì ci sono gli orti. Questi fungono sia da cibo, che sono anche carini da vedere. Ecco, la casa è questa. Di notte mi piace più di notte che di giorno, sinceramente. Ok, spero... Ah, cose ovviamente per costruire una casa del genere servono tante ore, tantissimi materiali, e ovviamente vi deve piacere questa parte di costruzione di editing, altrimenti non arrivate neanche a metà lavoro, vi stancherete prima. Ecco, questo è abbastanza logico. Ok, la casa era questa. Ciao ragazzi, spero vi sia piaciuta. Bye bye.